E ciao a tutti ragazzi, benvenuti qui in questo nuovo video, bentornati qui su Red Dead Redemption 2 capitolo. La caccia è aperta, ladies and gentlemen, negli scorsi episodi ci siamo andati a catturare 4 animali leggendari, ovviamente 2 per episodio. Abbiamo catturato già il wapiti, il lupo, l'orso e l'alce. Andateveli a vedere questi episodi se ve li siete persi, per vedere un po' come abbiamo affrontato questi animali. Oggi siamo qui, come avete visto dal titolo, per andarci a catturare il cinghiale ed il castoro leggendario. Allora, ci possiamo allontanare qui dall'accampamento che avevo fatto, dallo scorso episodio che avevo registrato. Smantelliamo l'accampamento in modo che possiamo dirigerci verso quelle che sono le location dei nostri animali interessati. Allora, ho fatto l'accampamento qui proprio per portarmi avanti con il lavoro e non dover fare traversate infinite, poiché siamo vicino, in prossimità, ad ovest di Vanon Trading Post. Infatti siamo qui in mezzo alle montagne, poiché qui vicino c'è il castoro leggendario, se la mappa non mi inganna. Castoro leggendario, esatto, si trova qui in queste zone. Ovviamente non lo abbiamo ancora scoperto, perché qui ci passiamo di rado, generalmente non ci passiamo quasi mai. Allora, siamo belli riposati, belli carichi, belli pronti per cominciare quella che è la caccia. Ovviamente di qua per... No, si può passare anche di qua, scusa. Possiamo far prima. Ok, eccoci qua. Attraversiamo questo fiume senza dover fare giri enormi. One eternity later. Sei entrato nel territorio di un animale leggendario, eccolo qui, siamo arrivati. Allora, il castoro leggendario. Qui ci sono degli alberi mangiati, quindi opera di castori. Già, eccolo qua. Come vedete qui c'è il legno. Legno spezzato. Io penso che qui possiamo andare anche con... Allora, occhio, perché Marston non sa nuotare, quindi non è che ci possiamo spingere poi così tanto. Ok, escrementi, perché tanto questi cacano dappertutto. Legno spezzato. Altro legno spezzato. Ok, eccolo qua. Perfetto. Colpo secco. E lo abbiamo preso. Questo castoro... Tutti gli animali leggendari tecnicamente sono bianchi. Saranno i più vecchi, ovviamente. Ok, intanto qui... Questo ce lo prendiamo. Ok. Carne fibrosa, grassa animale, ghiandole odorifere. Perfetto. Il mio cavallo ce la fa a raggiungermi tecnicamente. Perfetto. Ok, il castoro leggendario anche ce lo siamo preso. Adesso dobbiamo andare a prenderci il cinghiale leggendario. Anche perché tecnicamente non mi va di arrivare al trapper, anche se è vicino. Quindi volendo andiamoci a vendere la pelle di castoro al trapper e poi ci dirigiamo qui, dove qui ci dovrebbe essere il cinghiale leggendario. Infatti questa è zona pressoché abitata da cinghiali e qui ci dovrebbe essere il cinghiale leggendario. Ok, dai, andiamoci a vendere intanto la pelle di castoro, così evitiamo eventualmente di perdercela o fare minchiate varie. Ci siamo venuti a portare un'altra pelle di animale leggendario, eccolo qui. Quella di castoro. Perfetto. Abbiamo tanta di quella roba effettivamente. Piuma di fagiano, penna di uccello.
che tecnicamente gliele possiamo vendere, tanto a noi tecnicamente non ci servono. Vabbè, per il momento teniamocele. Allora, ladies and gentlemen, siamo tecnicamente arrivati. Sei entrato nel territorio di un animale leggendario. Perfetto, ci siamo. Allora, dobbiamo stare solo attenti che non ci siano tecnicamente anche alligatori. Perché allora, ok, c'è il cinghialotto. Il cinghialottolo. Ok. Non lo voleva accarezzare. Vabbè, diamogli anche una carezza alla buona e cara Rachel che ci porta e ci ziro, ci fa zi gironzolare. Non so più parlare per tutta la contea. Però adesso rimani qui per cortesia. Allora, qui c'è un indizio. Allora, cosa abbiamo qui? Escrementi. Bene, partiamo sempre di merda. Cioè, nel senso. No, nel senso che troviamo sempre prima gli escrementi. Ok, campione. Ok, campione. Ok, ricordiamoci che ci sono altre bacche per di qua. È pieno di bacche effettivamente in questo luogo, eh. Legno spezzato. Ok. Io penso che comunque questo fucile dovrebbe tecnicamente andare bene per altri escrementi. Questo cinghiale e caca che è veramente qualcosa di. Ok, l'ho visto. Eccolo là. Ok, sai, forse è meglio un colpo secco con il fucile di precisione. Il problema è che non sta fermo. Il cinghiale tecnicamente ci potrebbe anche attaccare, penso. Perfetto. Due colpi dritti dritti. Dove sono gli occhi e passa la paura. Anche questo cinghialotto. Dal manto bianco, perché tanto sono tutti animali con il manto bianco. Ah, ok, vabbè, l'animazione è andata un po' a fanfulla perché è morto in maniera un po' poco consone questo cinghiale. Vabbè, Johnny gli passa anche sopra. Vabbè, è morto un po' storto. Un cinghiale storto, il primo esemplare di cinghiale storto. Va bene. Ok, non ci perdiamo in ulteriori cose. Allora, torniamo di qua indietro. Non chiamo il cavallo perché voglio prendermi anche le bacche. A few inches later. Porco due, se sta avvenendo per questo due non si consumerà. Ma fanculo, c'era un porco schifo di serpente. Dovremmo avercelo, ginseng. Ok. Lo gran figlio di una puttana. Ok, aspetta che voglio prendere il varmit. Ok. Peccato che non c'è tipo il serpente leggendario. Magari, che ne so, un boa. Qualcosa. Sarebbe stato interessante andarlo a prendere. Va bene, comunque. Dobbiamo tornarcene indietro. Perché il trapper è qui. Io penso che altri trapper poi non ce ne siano. Ah no, beh, è qui a Saint-Denis. Tecnicamente poi ci dobbiamo avvicinare per l'alligatore e il giaguaro, quindi. Ok, vi ho spoilerato quelli per il prossimo episodio. Sì, dai, torniamocene indietro. Andiamo verso Saint-Denis e ci andiamo a vendere questa roba al trapper. Che tanto sono tutti quanti uguali, quindi. Anche lui è giovanotti. Perfetto. Proprio uno stile dai trapper. Pelle di cinghiale leggendario. Perfetto, perfetto. Dunque, ah, guarda qua, è vero, qui c'è il mercatino, c'è anche il ricettatore. Ok, andiamoci a vendere anche un altro po' di robine interessante. Facciamo anche un po' di vile danaro. Ok, ladies and gentlemen, abbiamo venduto tutto quello che avevamo da vendere. Quindi,
Concludo qui questo episodio. Vi invito a lasciare un like, un commento e iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Nel prossimo episodio, essendo qui in prossimità di Saint Denis, sicuramente ci faremo i due animali leggendari che sono qui vicino, ovvero il giaguaro e l'alligatore. Quindi non perdetevi il prossimo episodio per restare aggiornati a scoprire come andrà a finire la caccia di questi pesci leggendari. Che cosa sto dicendo? Di questi animali leggendari. Noi ci vediamo nel prossimo video, sempre qui sul canale. Ciao a tutti, ragazzi.